Isaac e sua madre vivevano da soli in una piccola casa su una collina. Isaac stava per conto suo, disegnando e giocando con i suoi giocattoli, mentre sua madre guardava trasmissioni cristiane in televisione. La vita era semplice ed erano entrambi felici, fino al giorno in cui la madre di Isaac sentì una voce dall'alto: «Tuo figlio è stato corrotto dal peccato. Deve essere salvato. Farò del mio meglio per salvarlo, Signore», rispose la madre di Isaac, correndo nella stanza di Isaac e rimuovendo tutto ciò che era malvagio dalla sua vita. Chiamò a lei: «L'anima di Isaac è ancora corrotta. Deve essere tagliato fuori da tutto ciò che è male in questo mondo e confessare i suoi peccati. Seguirò le tue istruzioni, Signore. Ho davvero fede», rispose la madre di Isaac mentre chiudeva a chiave Isaac nella sua stanza, lontano dai mali del mondo. Un'ultima volta la madre di Isaac sentì la voce di Dio che la chiamava: «Hai fatto come ti ho chiesto, ma ancora metto in dubbio la tua devozione verso di me. Per dimostrare la tua fede ti chiederò un'altra cosa». «Sì, Signore, qualsiasi cosa». «Per dimostrare il tuo amore e devozione richiedo un sacrificio. Tuo figlio, Isaac». «Sarà questo sacrificio?» «Entra nella sua stanza e finisci la sua vita come un'offerta per dimostrarmi che mi ami sopra ogni altra cosa». «Sì», rispose lei. Afferrare un coltello da macellaio dalla cucina. Isaac, guardando attraverso una fessura nella sua porta, tremava di paura. Cercando freneticamente un nascondiglio nella sua stanza, notò una botola per il seminterrato, nascosta sotto il suo tappeto. Senza esitazione, spalancò il portello, proprio mentre sua madre irrompeva nella sua stanza e si lanciò giù nel pericolo sconosciuto. Nei commenti, qui sotto,